Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: ritorno di fiamma per l'attore Riccardo Scamarcio. Dopo un inflazionato tira e molla, è tornato tra le sue braccia. L'interprete pugliese Riccardo Scamarcio ha rappresentato il sex symbol per antonomasia per milioni di millennials grazie alla pellicola del 2004, 3 metri sopra il cielo, tratta dall'omonimo romanzo di Federico Moccia. L'attore ha vestito sul set i panni del bello e dannato Step, e la sua avvenenza fisica gli ha permesso di spiccare sul panorama cinematografico del bel paese, oltre che sui poster affissi alle pareti da numerose adolescenti. In seguito, Riccardo Scamarcio ha lavorato con registi del calibro di Michele Placido, Abel Ferrara, Sergio Rubini, Ferzan Özpetek, Pupi Avati, Woody Allen, Sergio Castellitto, Paolo Sorrentino e Valeria Golino. Con quest'ultima apprezzatissima attrice negli anni 80 e 90 ha intrattenuto inoltre una lunga relazione, durata dal 2006 al 2018. Nel 2019 ha infine conosciuto la manager Angarad Wood, da cui ha avuto la figlia Emily. Nonostante la nascita della bimba, però, Riccardo Scamarcio nel 2022 ha preso una sbandata per una nota collega, scopriamo di chi si tratta. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, Galeotto Full Set. L'attore di Trani e Benedetta Porcaroli si sarebbero conosciuti nel 2022 tra un ciak e l'altro del film, La scuola cattolica, ed avrebbero da subito sviluppato una chimica irresistibile. La complicità ha poi trovato un seguito sul set del film L'ombra del giorno, di Giuseppe Piccioni, e Riccardo Scamarcio si sarebbe allontanato da Angarad Wood per permettere alla passione di seguire il suo corso. Dopo un'estate trascorsa fianco a fianco con la collega, però, l'attore è tornato dalla madre di sua figlia, e ha riallacciato un rapporto preferenziale con lei. Secondo le recenti indiscrezioni della testata Diva e Donna, però, da qualche mese Riccardo Scamarcio avrebbe nuovamente ceduto alla tentazione, riprendendo con discrezione i rapporti con la giovane Benedetta Porcaroli, classe 98. Sulle pagine della rivista si legge: Scamarcio e Porcaroli, ritorno di fiamma segreto. Riccardo era appena tornato con moglie e figlia, ma da un mese incontra Benedetta. Il gossip infiamma il web. La presunta coppia al momento cerca di volare sotto ai radar, come d'altronde accaduto durante i primi tempi della frequentazione. Benedetta Porcaroli aveva però in seguito ufficializzato la rottura, sentenziando: le coppie si prendono, e poi alla fine le coppie si lasciano. La situazione è delicata, attualmente. I due attori non hanno confermato né smentito ufficialmente la loro ritrovata armonia di coppia, e Angarad Wood sembra restia a rilasciare qualsivoglia dichiarazione in merito. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video!